maltempo. Consiglio unanime su azione immediata a sostegno delle popolazioni colpite. A conclusione del dibattito, l'Aula approva sia le risoluzioni della maggioranza che gli atti di indirizzo presentati dai gruppi d'opposizione. Sanità. Via libera la proposta di legge al Parlamento per sostegno finanziario al sistema sanitario. L'atto è stato approvato a maggioranza. Hanno votato a favore PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, contrari Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Al termine del dibattito sui gravi eventi atmosferici che hanno colpito vasti territori della Toscana, il Consiglio regionale approva con voto unanime una serie di atti di indirizzo presentati dai singoli gruppi, sia della maggioranza che dell'opposizione. Abbiamo appena concluso i lavori dell'Assemblea legislativa. È stato due giorni intense in cui abbiamo provato a dare il nostro contributo in questa terribile tragedia che ha toccato la nostra terra. Sono ore in cui ancora tante ragazze, tanti ragazzi stanno spalando il fango a Campi Bisenzio, a Prato, in altre realtà della Toscana. Sono le ore in cui si contano i danni. E allora noi abbiamo voluto prendere l'impegno tutti insieme in un clima di solidarietà diffusa, di sostenere le famiglie, di sostenere le imprese, di sostenere chi ha perso tutto, di sostenere chi ha subito le mareggiate come a Marina di Pisa o le forti piogge e le raffiche di vento. Il nostro obiettivo è fare in modo, tutti insieme, con l'aiuto del governo, con le risorse della regione, di sostenere le famiglie e le imprese, perché l'obiettivo è rialzare presto la testa tutti insieme e sono certo che ce la faremo, perché siamo la Toscana. La Toscana ha fatto la Toscana, cioè un atto unitario votato all'unanimità, per me è una soddisfazione che porta la mia prima firma, un'intuizione, quella di tenere insieme tutte le forze politiche perché si potesse chiedere al governo di inserire anche le province di Lucca, di Massa Carrara e parte della provincia di Arezzo nella dichiarazione di stato di emergenza. È evidente che ci sono una modalità differente di interventi, di danni subiti dalla popolazione, la differenza la faranno le schede ovviamente che segnaleranno le difficoltà percepite dai singoli territori, però è importante che tutti i partiti non si dividessero su questo aspetto e della Toscana arrivasse una voce unanime. Il voto è rimasto unanime e compatto e questo credo che sia stato la cosa più importante, un atto che quindi porta la firma dei principali capogruppo presenti e dei presidenti dei gruppi del Consiglio regionale della Toscana, quindi un appello forte che dà forza al nostro presidente Eugenio Giano di relazionarsi con Curcio, con la Protezione Civile, col quale abbiamo già informato e attivato una relazione diretta anche personale per il tramite della coordinatrice nazionale, in questo caso del mio partito, Lella Paita. Noi abbiamo anche richiesto che ci sia un impegno per quanto riguarda l'estensione del riconoscimento della calamità naturale non soltanto alle 5 province che l'hanno già avuto, ma anche alla provincia di Lucca, di Massa Carrara e a parte del territorio della provincia di Arezzo, perché anche da questi territori sono stati segnalati dei danni subiti da strutture pubbliche e anche da strutture private. Quindi credo che ci siano le condizioni ora per marciare uniti, per dimostrare una compattezza, perché la Toscana è di tutti, perché i toscani e le toscane hanno bisogno dell'aiuto delle istituzioni e la collaborazione deve essere massima fra governo, regione, amministrazioni locali. Due atti generali che sono stati rimandati in commissione invece di un'attenzione più generale a tutta la Toscana, su cui c'è bisogno di un approfondimento, perché abbiamo chiesto che la terza variazione di bilancio che si va a discutere nel prossimo Consiglio regionale non sia quella che Gianni ci ha presentato prima della catastrofe che è avvenuta, ma che sia una variazione dedicata
non interamente, ma quasi appunto alle famiglie e alle imprese colpite da questa alluvione. Quindi a breve si svolgeranno le commissioni ed andranno a realizzare anche questi atti più specifici, e poi abbiamo chiesto che la legge regionale 45 del 2000, quella che prevede l'iter burocratico, diciamo, di stato di emergenza regionale, sia completa nei tempi più veloci, perché il termine massimo è di 30 giorni, ma non possiamo attendere 30 giorni che la Giunta decida appunto tutte le province coinvolte, decida quali sono i danni appunto e quali sono le risorse che la regione mette a disposizione, per poi andare allo step successivo, a quello che è quello di richiedere le risorse al governo. 30 giorni sono troppi, la regione si deve velocizzare, ci aspettiamo che già nella prossima riunione di giunta di lunedì si parli del tema e si dia delle risposte ai cittadini toscani. Insieme agli altri capigruppo, ai gruppi consigliari in Regione Toscana, abbiamo scelto una linea molto chiara, che è stata quella naturalmente di criticare l'evento, ma anche di essere propositivi. Il governo Meloni, il governo di centrodestra, ha già portato in questa regione alcuni aiuti importantissimi. È venuto il vice premier Antonio Tajani portando 100 milioni a fondo perduto per le aziende che stanno sul nostro territorio e che hanno subito danni dall'alluvione, 200 milioni per quanto riguarda finanziamenti ad un tasso agevolato, e sono 300 milioni che il governo di centrodestra portato due giorni dopo in questa regione. Il giorno dopo l'alluvione in Consiglio dei Ministri è stato decretato lo stato di emergenza, 5 milioni ha messo il governo, ma è soltanto un primo step. Abbiamo consapevolezza delle difficoltà che le imprese e le famiglie stanno vivendo. Per questo abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale alcuni elementi che qualificavano la nostra azione dentro il Consiglio regionale. Penso per esempio a un ordine del giorno approvato che prevede la possibilità per i comuni alluvionati, per le attività commerciali, di anticipare il periodo dei saldi. Questo porterebbe naturalmente subito del liquido all'interno delle casse delle attività commerciali e delle nostre aziende. Abbiamo chiesto l'audizione del Presidente del Consorzio Bonifica, Medio Valdarno Bottino, in Commissione per capire anche attraverso lui cosa è successo, quali sono i reticoli secondari, i torrenti che sono esondati, quali sono i torrenti che hanno avuto delle difficoltà, perché è successo questo nonostante ci viene raccontato che sono state fatte 100 casse di espansione negli ultimi 20 anni e che sono stati spesi 84 milioni di euro negli ultimi 15 anni. Abbiamo ottenuto oggi, con gli atti di cui hanno già parlato i colleghi Stella, Meini, aggiungo quelli che ha portato Fratelli d'Italia, cioè un atto dove finalmente si sancisca e si scriva nero su bianco che anche le province di Massa e di Lucca e una parte della provincia d'Arezzo hanno subito danni, perché nei giorni scorsi era tutto un rincorrersi e un cercare di capire se queste province stessero o no all'interno dello stato di emergenza. Oggi abbiamo portato un atto in aula che è stato approvato e che sancisce in maniera netta che l'emergenza riguarda anche loro, che porta alla costruzione e al proseguimento della realizzazione delle barriere che mettono in sicurezza la città di Pisa. Abbiamo visto che il pericolo non arriva soltanto dal cielo, ma arriva anche dal mare, e quindi servono opere che mitighino e che mettano in sicurezza le città costiere. Questo oggi era quello che noi potevamo fare. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza una proposta di legge di iniziativa regionale rivolta alle Camere sul sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dal 2023. I voti a favore sono stati 27, quelli contrari 11. L'atto è frutto dell'unificazione di due diverse proposte di legge, una presentata dalla Giunta regionale e una da numerosi consiglieri del gruppo PD, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli. Siamo molto soddisfatti per l'approvazione di questa proposta di legge che abbiamo fatto per mettere in sicurezza la sanità pubblica e quindi la sanità universale a tutela della salute di tutti i cittadini, tenendo anche conto dell'indice di inflazione e tenendo anche conto dell'anzianità della popolazione. Abbiamo fatto questa proposta in sintonia con altre regioni dove già la proposta di legge è stata o sarà approvata. Dispiace che nell'ambito della votazione in Consiglio regionale della Toscana la minoranza di centrodestra si sia voluta distinguere e ha votato contro, tenendo più di conto di quelle che sono le impostazioni e le ragioni di partito che non quelle delle esigenze di salute di tutti i toscani e di tutte le toscane, cosa che invece in Piemonte hanno superato, perché pur essendo
una regione governata dal centrodestra, questa legge è stata approvata all'unanimità. La sanità è la parte fondamentale dell'impegno sociale dello Stato. L'articolo 32 della Costituzione ci dice che la salute è un diritto fondamentale di ogni individuo e un interesse per la collettività. Non può essere quindi ogni anno oggetto di una contrattazione fra Stato e singole regioni. La quota parte di risorse che dal Fondo Sanitario Nazionale diventano Fondo Sanitario Regionale. Se fissiamo un criterio oggettivo legato alla capacità di produzione del Paese, mi sembra il modo migliore. Dire che il 7,5% del PIL ogni anno è destinato alla sanità e alle sue articolazioni a livello nazionale e regionale mi sembra il modo più corretto, più trasparente e più giusto. Per questo la proposta di legge. Questa proposta di legge si dice che il sistema sanitario pubblico in Toscana, ma in Italia in generale, è in pericolo e servono due misure urgenti. Una che riguarda la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, cioè quanti soldi lo Stato mette a disposizione delle regioni per strutturare il servizio sanitario. Quello italiano dal 2010 è sottofinanziato e ora siamo arrivati a un livello di non sostenibilità dei sistemi sanitari. Chiediamo di essere almeno in linea con la media europea, non con la Francia, con la Germania, la Germania ha un fondo che è doppio di quello italiano, ma almeno in media con quello europeo bisogna arrivarci, se no c'è un tema di sostenibilità. E l'altro elemento è quello del personale. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici e infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici, ma anche quando li troviamo oggi abbiamo una norma che, se abbiamo trovato il professionista e ci sono i soldi in bilancio per assumerlo, ci impedisce di assumerli perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, 20 anni fa, ridotto l'1,4%, una norma assurda che è contro i sistemi pubblici. Non sono credibili perché soltanto nel giugno del 2022 il PD ha approvato una proposta di risoluzione, un documento di 994 pagine dove non c'è mai fatto alcun riferimento ad agganciare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. È evidente questa proposta di legge che mandano alla Camera e al Senato, è una proposta di legge strumentale che ha l'unico scopo di attaccare il governo. Il governo è il governo che ha messo più soldi nella sanità pubblica, 136 miliardi di euro. Quando governava il PD ce ne venivano messi 120 miliardi, il governo che per primo dopo tanti anni aumenta gli stipendi di medici e infermieri, evidentemente è una proposta strumentale, demagogica, populista che noi non possiamo che respingere. Imporre un 7,5% rispetto al PIL è assolutamente aleatorio, perché comunque sia il 7,5% del PIL, di quale PIL? Perché se era il 7%, perché economicamente eravamo andati totalmente in basso, quindi ovviamente con un PIL basso, un investimento a parità di spese di investimento, era aumentata la percentuale. Quindi è un qualche cosa che non ha senso. E poi una proposta di legge deve essere assolutamente avere un corrispettivo, come vengono coperti quei soldi. Parlare della lotta all'evasione è il sesso degli angeli, cioè nel senso è vero, però quanto è la cifra reale che riusciamo a recuperare dalla lotta all'evasione? Per cui ci vogliono cifre concrete. Sicuramente investire maggiori risorse nella sanità è fondamentale. Ricordiamo dei dati che sono stati diffusi da GIMBE al riguardo. Negli ultimi 10 anni, dal 2009 al 2019, la sanità ha visto tagli in Italia per 37 miliardi di euro tra tagli di finanziamenti e programmi che non sono stati mantenuti sugli investimenti. Quindi significa che ci sono delle gravi responsabilità per chi ha governato in questi anni, e le stesse responsabilità le hanno anche quelle forze che oggi presentano questa proposta di legge, che è sicuramente accoglibile, alla quale abbiamo votato a favore, ma che deve essere poi corredata anche poi da un approccio a livello nazionale migliore, che è quello della proposta di legge, del disegno di legno sulla appropriatezza della spesa e sull'utilità anche della ricerca sanitaria e sul fatto che debba essere e pubblica, che stiamo facendo a livello nazionale come Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che sotto il 6,5% la sanità viene definita come povera.